Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa, sono qua da tre, io devo sbrigarmi perché tra poco c'è un'intervista che devo fare ai sindaci di Fratelli d'Italia, però qual è il punto fondamentale di questa giornata? Il punto fondamentale di questa giornata, ai voi, è che questa mattina ho sentito Radio 3, dove ho capito finalmente tutto, e cioè che noi siamo degli sciagurati. Cioè, io ho visto la lettura dei giornali faziosissima fatta da un conduttore che non so chi sia, ma fatta con un garbo, con un accento, con una capacità, con una insinuazione che, di cui noi non siamo capaci. Cioè, quando io vedo Trudeau, il premier canadese, e che si veste e che fa quelle minchiate che fa il premier canadese, dico che è un coglione. Non l'avrebbe mai detta una cosa di questo tipo il sofisticato giornalista che faceva la rassegna stampa di Rai 3. Oggi ho cercato, e così entriamo nella zuppa di oggi, di spiegarci per quale motivo il titolo di Vittorio Feltri su Libero, peraltro non solo quello di Vittorio Feltri, anche quello del giornale, cioè le tasse verdi che praticamente vanno su tutto. Vieni qua, non ti preoccupare, mi prendo un caffè al volo con gli amici di Atreio, eccolo qua, grazie, scusami. Allora, le tasse verdi sono cosa buona e giusta, ci hanno spiegato oggi a Rai 3. Mentre invece Feltri dice: mi sembra una grande coglionata, simile a quella che io trovavo nel 68, quando non trovavo tanta stupidaggine in giro come in quegli anni. L'Italia verde! E dice: il motivo per il quale Feltri sbaglia, basta vedere con il Sole 24 Ore, che ci spiega che grazie alle tasse verdi ci sarà sviluppo, perché in effetti oggi il Sole 24 Ore, che ci ha messo 4-5 secondi a passare dalla parte del nuovo governo, dice: Conte, patto verde con l'impresa, cioè tassando, poi sostenibilità aziende fa crescere l'efficacia, e ancora ci sono 31 mila miliardi di dollari, di euro in fondi che investono in aziende sostenibili. Allora ragazzi, cosa c'entri questo con la tassazione dello zucchero che metto in questo caffè? Cosa c'entri questo con la tassa che verrà messa sui voli aerei? Cosa c'entra questo sull'aumento della tassa del gasolio agricolo, come dice giustamente il Libero oggi? Quando tu aumenti il gasolio agricolo, aumenti il prezzo evidentemente delle derrate alimentari, non c'entra nulla col verde. Non è che l'agricoltore, vorrei spiegare al giornalista di Rai 3, che forse nella sua vita ha solo preso taxi pagati dai contribuenti, ma non è che tu riesci a mettere un trattore verde nelle campagne italiane, dove spesso non arriva neanche l'elettricità o arriva a singhiozzo come nella mia in Puglia. Allora, vorrei continuare. Oggi Carlo Lottieri fa un pezzo stupendo sul giornale, che secondo me taglia la testa al toro, in cui dice esattamente quello che tutti quanti ricordano. La prima è una grande cosa di Tullock, che era un economista che ovviamente alla LUIS, l'università privata dove cacciano Gervasoni, un tempo era famoso, ma oggi non lo conosce più nessuno. Tullock, che è un economista americano della scuola di Chicago, dice: scusatemi, queste tasse verdi, queste tasse sulle merendine eccetera, possono avere due strade. La prima strada è che siano efficaci, e cioè che aumentando la tassa sulle merendine la gente non se ne compra, e allora lo Stato non ci fa una lira, e quindi... E dall'altra parte invece, come è sempre avvenuto quando hanno messo le tasse verdi, le tasse etiche, che in realtà la gente continua a consumare ma a spendere di più, e allora in quel caso non fa bene alla salute. Non è che si esce da questo ragionamento di Tullock, tant'è che il governo, come leggo oggi sul Messaggero, posta 1,5 miliardi di introiti dalla tassa sulle merendine, roba da pazzi. Tra l'altro vi vorrei segnalare che io posso andare da Marchesi, posso andare da Volpetti la mattina a farmi una bella brioche, come posso dire, con una minchiata ecologica sopra a 12 euro. Oppure posso prendermi un biglietto aereo in business che costa 3.000 euro. Capite che me ne frega a me di un euro di tassa sul volo o di 0,2 centesimi di tassa sullo zucchero. Questo per dire quello che dice oggi chiaramente, Lottieri sul giornale, che queste tasse fanno male ai più deboli. Se tu prendi un low cost che costa 25 euro, 28 euro, 1 euro ha un peso. Se tu prendi un volo di prima classe che costa 10.000 euro, 1 euro non vale nulla. Ci arriva anche un bambino piccolo, anche forse il Weber dei Denoantri, cioè come si chiama, Sergio Fabbrini, che ogni domenica, grazie al Sole 24 Ore, ci fa un colonnino. È quello che ha cacciato Gervasoni. Io quindi lo voglio leggere con attenzione, perché dico: questo professore, questo nuovo Max Weber della LUIS, il vincitore del premio Capalbio 2011, che caccia Gervasoni, cosa avrà da dire così intelligente oggi sul Sole 24 Ore? È pre-
presto detto. 40 righe per dire la priorità della politica è la crescita economica. Lo pagano per questo, giuro, lo pagano per dire ste minchiate, cioè minchiate, queste banalità, cose che forse mio figlio pure capisce che se si cresce un po' meglio. Effettivamente non tutti la pensano così. Bisognerebbe spiegarlo al nuovo ministro dello sport Fioramonti, che oggi lo vedo intervistato, mi sembra, da Spatafora, scusatemi, ministro dei giovani, e sapete che cosa dice il ministro dei giovani? Ve lo leggo: non regaliamo l'Italia a questa destra populista. E uno viene a chiedersi, ma scusami, fino a ieri l'avevi regalata, visto che governavi con lui. Intervista di Renzi oggi sul Messaggero, che vi consiglio, che è di grandissimo buonsenso, detto da me, pensate un po' voi, perché dice: ragazzi, qua non si può mettere una tassa in più sul verde, non inventiamoci minchiate, non tassiamo per, cioè l'ambiente non vuol dire maggiori tasse, se no siamo fottuti. Ovviamente oggi parla Gore su Repubblica, cioè l'Italia verde. Tra l'altro, al Gore uno dovrebbe ricordarsi tutte le stupidaggini, le previsioni false che ha raccontato. Leggete oggi le prime 5 righe di Al Gore e vi rendete conto che il mondo sarà sommerso. Bisognerebbe spiegarlo, leggete il pezzo bellissimo di Battaglia sul sito nicolaporro.it, forse ad Obama, il suo amico di Al Gore, che ha comprato in un'isola una casa, l'isola ovviamente chic de Kennedy in America, perché se, come dice Gore, praticamente tra poco la casa di Obama, appena pagata $15 milioni, verrà rasa al suolo dai flutti del mare. Che altro c'è di interessante oggi? Beh, molto divertente, vi dico la verità, la discussione, qui Orban c'è stato ad Atreju ieri, ripresa da tutti i giornali. Di Maio si è arrabbiato perché Orban ha detto non riaprite i porti, e Di Maio ha detto fatti gli affari tuoi. Intervista di Costa sull'ambiente, lasciamo perdere perché perdete tempo, c'è spiegato che ci saranno anche gli incentivi oltre i tagli, però c'è il fatto che comunque si portano a casa 1,5 miliardi. Molto, ma molto interessante è la battaglia, diciamo, logica e dialettica tra Mingardi e Veneziani sulla censura di Facebook. Veneziani scrive, tra virgolette, negro su un pezzo che viene ripreso e ripostato su Facebook. Facebook gli blocca l'amministratore per 3 giorni e Veneziani dice: ragazzi, la roba da matti la censura di Facebook. E Mingardi dice: un'azienda privata fa come gli pare. Non vi voglio spoilerare tutto il pezzo, perché in realtà Mingardi e Veneziani hanno due punti di vista diversi, ma non totalmente sbagliati. Io, che sono un liberale, che penso obiettivamente che l'azienda possa fare come gli pare, a casa mia ci viene solo chi mi pare, Veneziani dice sì, fino a un certo punto, perché dal droghiere, se non fanno entrare un nero, un bianco, un comunista o un ebreo, pensate un po' voi che cosa si crederebbe. È la stessa cosa che è venuto in Facebook non facendo entrare me per 3 giorni. Ultima cosa, Fatto e Verità se la cantano sulla questione che, devo dire, gli altri giornali un po' dimenticano: l'inchiesta della Procura di Firenze sui soldi che arrivano a Renzi. Devo andare assolutamente a fare le mie interviste ad Atreju, quindi un abbraccio a tutti quanti voi sul sito nicolaporro.it, un pezzo di Bisignani molto interessante su perché Berlusconi potrebbe in noi fare un accordo con Conte. Ciao.